Si rinnova l'appuntamento col Grande Calcio qui su EA Sports. Oggi in programma un'altra sfida davvero interessante. Appassionati di Grande Calcio, il vostro Pierluigi Pardo che vi parla accanto a me per il commento tecnico. Lelia Dani, rimanete con noi, mi raccomando. Sfida tra Italia e Svezia. Queste due squadre hanno tanti giocatori nelle loro file in grado di inventare calcio. Per questo dovrebbe venire fuori una partita assai divertente. Primo possesso del match per la Svezia, dunque. Prova l'imbucata per il compagno. Berardi. Ecco il gol dell'1-0, la sbloccano subito. Un gol all'apparenza facile, non poteva sbagliare da quella distanza. Ha mantenuto la calma e non ha lasciato scampo al portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Svezia che si affaccia nella metà campo avversaria. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare, ora possono ripartire. Barella. Marco Verratti. Barella. Pallone per Immobile. Brutto lavoro in copertura. L'arbitro fa segno di proseguire. Vantaggio per gli azzurri. Grande intervento in chiusura. Lancio fuori misura. Palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. L'Italia perde palla. Forsberg. Ottima la scivolata del difensore che recupera palla. Prova ad attaccare l'Italia lateralmente. Cerca il cross profondo. Portiere che si salva sulla botta sicura da pochi passi. Ha chiuso la porta a doppia mandata. Intervento di puro istinto. Occhio al pallone in mezzo. Pallone che viene allontanato. Va fuori l'avversario con un numero. Può segnare da lì. Doppio vantaggio solo sfiorato. Si rammarica per l'occasione persa. Brividi qui per la difesa avversaria. E chissà che non possa essere l'inizio della riscossa per loro. Provano gli azzurri. C'è spazio per il cross. Sventa il pericolo. Giorgio Chiellini. Di Lorenzo. Barella. Cercano il buco nella difesa avversaria. Ha spazio per andare. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Sono in difficoltà qui, hanno buttato via il pallone per allentare la pressione. Risultato che resta in bilico. Potevano allungare e portarsi a più due se il palo non avesse fermato la conclusione a portiere battuto. E lo ferma. Gran palla in mezzo.
Palla gol per Immobile, attenzione. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Rivediamo l'azione del gol qui. Il pallone messo in mezzo era davvero invitante. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Spazio qui per gli azzurri. Troppo molle qui il difensore. Crossa verso il centro. E c'è il gol! Magnifica conclusione al volo! E la regia ci ripropone il replay del gol. Complimenti all'autore del cross. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Forsberg. Grande tempestività di questo intervento. Italia che ha fatto più possesso palla finora. Vedi come si divertono quando giocano. Continuano a creare occasioni, la palla gira velocemente, infilano la difesa avversaria come un coltello nel burro. La differenza tra le forze in campo è netta. Di questo passo rischia di finire in goleada. Chiellini. Spinazzola. Il risultato favorevole gli consente di gestire il pallone e giocare con il cronometro. Bonucci. Ecco Jorginho. Apprezzabile questo pallone. Palla messa bene in area, ma fuori dalla portata di tutti. Palla messa in mezzo da Insigne. Interviene e sventa il pericolo. Insigne. Colpo di testa che non ha creato problemi, palla fuori di parecchio. E questa però poteva essere davvero un'occasione interessante, Pier. L'ha colpita malissimo per sperare di impensierire il portiere. Di Lorenzo. Barella. Ecco Jorginho, aveva cercato il tocco profondo ma non va. Palla riconquistata dalla squadra avversaria. Bonucci. Ci sarà solo un minuto di recupero. Berardi. Traversone nel mezzo. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Secondi 45 che sono iniziati con l'Italia che proverà a confermare il vantaggio. Suma dunque l'azione d'attacco. Lo salta di netto. Cattiva gestione della palla. Cross sul secondo palo. E l'ha messa. Gesto tecnico spettacolare. Conclusione al volo perfetta per tecnica e coordinazione. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Ha poi colpito il pallone al volo spedendolo alle spalle del portiere. Una partita a senso unico. 4-0 per loro.
Ciro Immobile. C'è spazio davanti e il pallone termina nettamente fuori. Che erroraccio, Pier. Davvero capita di rado, di avere un'occasione così ghiotta davanti alla porta. Poteva trovare la rete, invece ha tirato di potenza senza inquadrare lo specchio. Intervento deciso. Ekdal la legge bene e intercetta. Jorginho può andare in porta, cerca il tiro da lì. Conclusione che manca di poco lo specchio della porta. Aveva solo il portiere da battere, Pier, ma nel momento decisivo ha puntato sulla forza. Meno potenza e più precisione la prossima volta, più lucidità. Sono in pieno foro agonistico, come sottolineato dai numeri, riescono ad arrivare al tiro con grande facilità. Il risultato sembra già in cassaforte, hanno concesso davvero poco agli avversari finora. Bravo Verratti a recuperare il pallone. Giorgio Chiellini. Bonucci. Spinazzola. Possesso per Insigne. Immobile. Ha completato un fantastico hat-trick. Con questo gol può essere orgoglioso della sua prestazione. Beh, direi proprio di sì. E con questo sono tre, Pier. Tripla. Sottolinea l'ottima prova sua di tutta la squadra. Si merita questo replay. Match a senso unico. 5-0, una lezione. Palla che non è uscita, buona giocata, vediamo come la sfruttano. La mette fuori. Barella. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. Intervento da giallo, giallo. Decisione corretta, Pier. Ora deve fare attenzione. Conclusione potente, ma portiere non ha avuto problemi. Palla gol per Immobile, attenzione, nessun problema con l'uscita del portiere. Ekdal. Entrata pulita e pallone recuperato. Occhio al contropiede qui. Si lanciano negli spazi. Ferma l'avversario, palla in fallo laterale. Giallo sacrosanto, l'arbitro aveva lasciato giocare, ma adesso ecco il giallo. Jorginho. Attenzione a Immobile. Può battere a rete. Palla in rete e adesso sta diventando veramente imbarazzante la distanza. Si è fatto trovare puntuale all'appuntamento con il gol. Ha infilato il portiere da sotto misura. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Contrasto deciso e efficace. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Palla allontanata dal portiere. Riconquistano palla. Si inserisce bene e recupera. Fallo netto, vediamo se arriva una sanzione. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Buono l'anticipo di Bonucci. Occhio alla ripartenza.
Berardi provano a sfruttare bene il campo. Stava per segnare. Era un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Ancora 600 secondi alla fine. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Occhio all'uno contro uno. Buono qui l'intervento del difensore, sarà fallo laterale. C'è dunque il cambio fra gli svedesi. Verratti. Ciro Immobile. L'Italia perde palla. Isaac sfugge bene alla marcatura. Straordinario riflesso, una grande conclusione. Palla in out, sarà calcio d'angolo. Si aggiusta il pallone, pronto per il calcio d'angolo. Cross che non crea problemi al portiere, può uscire tranquillamente e far giù il pallone. Affonda il tackle e recupera la sfera. Azione da seguire. E c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. E rivediamo il replay dell'azione precedente. Hanno preso un gol evitabilissimo sugli sviluppi di una palla rubata. Un'ingenuità incredibile a questi livelli. Davvero clamorosa la distanza fra le due squadre. 6-1, enorme, è una partita molto spettacolare. Barella. Gara che andrà avanti per altri due minuti. Ha cercato il gol di potenza, ma niente da fare. Brutta conclusione, Pier. Potenza, mira. Tutto sbagliato. Forsberg. Kraft si libera del proprio marcatore. Finisce qui, ottimo risultato anche grazie al fattore campo.